Se sei un artista, DJ, musicista, compositore, concediti questi due minuti di riflessione. Come è ben noto nel nostro paese, la SIAE gode di un monopolio legalizzato nella gestione del diritto d'autore e la faccenda si fa molto calda, soprattutto nel campo musicale. L'introduzione di nuove norme comunitarie ha attenuato il ruolo esclusivo della SIAE. Quindi ogni artista può iscriversi a qualsiasi società dell'Unione Europea per la gestione dei diritti d'autore. Se non avete il calibro di qualche big, la SIAE non fa per voi. È bene innanzitutto ricordare che la SIAE non tutela la paternità dell'opera, SIAE funge da intermediario per la raccolta dei compensi del diritto d'autore. Autoinviarvi con raccomandata R una busta contenente la vostra opera vi tutelerà certamente meglio su eventuali controversie di plagio. Il concetto raccogliamo i soldi per voi non è assolutamente trasparente e la ripartizione tutt'altro che equa. Riuscite a quantificare l'introito annuo delle vostre royalty? Siate onesti, il conto non è difficile, qualche decina di euro, giusto? Quanti di voi, almeno una volta, hanno pompato il bordello per cercare di aumentare i profitti? Non trovate assurdo che un artista sia indotto a falsificare i documenti SIAE, l'ente che egli stesso paga per essere protetto? Esistono diverse collecting society, dove potete registrare le vostre opere. Esiste il copyleft, un modello alternativo di gestione del diritto d'autore. Una tutela flessibile che soddisfa sia le esigenze dell'autore sia le esigenze del mercato. Rispetto al copyright, che afferma tutti i diritti riservati, il copyleft afferma alcuni diritti riservati. Nel campo del copyleft troviamo le licenze Creative Commons. Creative Commons è un ente no profit che ha l'obbligo di portare il modello copyleft in tutti i campi della creatività, divulgando una serie di licenze gratuite. Il 30 settembre scade il termine per richiedere l'interruzione di rapporto con SIAE e le vostre opere saranno libere dal 1 gennaio. Noi di Live is Life Network possiamo darti ulteriori informazioni, aiutandoti gratuitamente nella scelta di queste licenze. Live is Life Network è la prima radio interamente progettata con musiche protette da licenze Creative Commons. Ti presenteremo il nostro nuovo progetto Radio in Store, con il quale attraverso collaborazioni con partner europei aumenterai le royalties.